vince ancora per la terza volta consecutiva e il quarto risultato utile consecutivo per il Taranto che batte 2-1 il Messina, una vittoria importantissima per gli Ionici contro una diretta concorrente su un campo che per il Taranto non è mai stato benevolo e 3-5 1-1 per gli Ionici, ci sono entrambi i Romano, sia Ciapi sia Antonio, perché il Taranto viene rivoluzionato un po' in difesa Evangelisti Antonini e Formiconi con Manetta che va in panchina e poi viene utilizzato Provenzano a partire in corso, come già accaduto la scorsa settimana, e guida entra nel secondo tempo. È 4-3-3 la formazione di Aoteri che va letteralmente in crisi. Terzo minuto, subito è il taranto a farsi vedere Mastro Monaco dal limite non riesce a trovare la porta. Nono minuto il Taranto passa, c'è un cross di Mastro Monaco, colpo di testa in tuffo di Tomassini che segna il quarto gol di fila e raggiunge Guida nella speciale classifica dei capocannonieri del Taranto e 1-0 in terra messinese. Ventitreesimo, ci prova Versienti, ex di turno al lato, su calcio d'angolo di Mazza e Fofana che colpisce con la mano, calcio di rigore, si presenta Antonio Romano sul dischetto e spiazza Lewandowski 2-0 e siamo al trentaduesimo. Nella ripresa Taranto e Messina cambiano faccia ma arriva all'ottantesimo soltanto la primavera emozione con un gol annullato e Messinesi con una punizione dal limite di Catania l'arbitro annulla per una posizione di fuorigioco al momento della battuta. Il 2-1 Messina arriva però 5 minuti più tardi al quarantesimo quando c'è un tiro a giro dal limite di Versienti e il gol del 2-1 e finirà così dopo 3 minuti di recupero e il Taranto gioisce ancora. Venerdì si chiude il 2022 con la prima di ritorno contro il Monopoli.